Ripensare al futuro ripartendo dalla Terra è stato il tema del convegno che si è tenuto all'auditorium del Gemelli Careri a Taurianova. Presenti tra i relatori il sottosegretario di Stato alle politiche agricole Giuseppe Castiglione, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, l'eurodeputato Nicola Caputo, l'imprenditore della fattoria della Piana Carmelo Basile. Hanno fatto gli onori di casa il sindaco Fabio Scionti e il suo vice Carmela Patrizio. Le prospettive dell'agricoltura è stato l'elemento principale della tavola rotonda, dove le potenzialità dei fondi UE destinati al settore primario per il Mezzogiorno e la Calabria hanno rappresentato l'elemento trainante nei discorsi di tutti gli intervenuti. Sottosegretario Castiglione, cosa manca all'agricoltura del Sud Italia e soprattutto in questo territorio? Noi intanto abbiamo dei segnali molto positivi. Quest'anno l'economia agricola e l'economia agroalimentare cresce più rispetto agli altri settori produttivi, cresce di più anche nel Mezzogiorno. Certamente ci sono fattori di carattere strutturale, ma il governo sta lavorando molto bene. Oggi c'è un dato molto significativo, che è quello dell'aumento dell'iscrizione nelle scuole superiori agli istituti tecnici agrari. Significa che c'è una volontà di tornare alla terra, ma una terra che deve essere coniugata con un'impresa sempre più moderna, più innovativa, capace di esportare i prodotti, un'impresa che faccia investimenti, che faccia ricerca, che faccia innovazione. Quindi manca certamente la capacità di aggregare l'offerta, di stare insieme, di creare le organizzazioni dei produttori e soprattutto questa capacità di investire sulle nuove professionalità, sulla capacità di guadagnare nuovi spazi di mercato. E quindi però in questi anni il governo ha fatto diventare centrale l'agricoltura. L'eliminazione dell'IMU, dell'IRAP, dell'IRPEF significano interventi significativi sul piano strutturale, e poi la utilizzazione delle risorse comunitarie è una grande opportunità per fare un'impresa capace di investire sui giovani che guardano al futuro, soprattutto con un'impresa agricola sempre più moderna. E quindi a mio avviso ci sono le condizioni perché questo trend positivo possa continuare a crescere, soprattutto perché i giovani possano credere in un futuro in agricoltura. Quindi mi pare che anche l'iniziativa di oggi in un'aula scolastica con i ragazzi molto attenti segna anche il passo, soprattutto segna anche la ripresa, la ripartenza, e quindi è un segnale molto incoraggiante. Assolutamente una risorsa nella nostra regione. Stiamo vedendo che tutti gli indicatori ci dicono che l'agricoltura funziona, anzi ha retto nonostante la crisi internazionale, la crisi nazionale. Adesso abbiamo 1.100.000.000 sul PSR, stanno partendo i bandi, si sta cercando di cucire assieme al territorio, alle organizzazioni sindacali, a quelli che poi sostanzialmente mettono assieme tutte le aziende agricole, a poter mettere in campo dei processi innovativi. Penso anche al ricambio generazionale alla guida delle aziende, penso all'innovazione tecnologica, penso alla possibilità di saper promuovere i prodotti anche oltre, fuori dalla nostra regione, fuori dal nostro paese, fuori dall'Italia. Ecco, se andiamo verso questa direzione, io credo che con la riforma nazionale messa in campo dal Ministro Martina, con le risorse del PSR, sull'agricoltura si può giocare davvero il riscatto del Mezzogiorno della Calabria. Carmelo Basile, uno dei responsabili, anzi l'amministratore, il presidente della Fattoria della Piana, cioè una delle imprese, una delle eccellenze nell'agricoltura nella Piana di Gioia Tauro. Quanto si è fatto e quanto bisogna fare ancora in questo settore, soprattutto nel nostro territorio? Nel nostro territorio c'è molto da fare. Io dico che quando c'è un problema c'è sempre un'opportunità, perché sono margini di miglioramento, e sotto questo punto di vista è molto più quello che c'è da fare che quello che è stato fatto. Però la cosa importante di Fattoria della Piana è che ha dimostrato che si può fare, e se lo ha fatto Fattoria della Piana e lo sta facendo Fattoria della Piana, lo possono fare anche gli altri, in una logica di sistema e di collaborazione, perché il sistema oggi Fattoria della Piana non si può più parlare di azienda, ma si parla di un sistema, perché basta pensare che ci sono 110 allevatori che conferiscono il latte da tutta la Calabria, ci sono 70 aziende che conferiscono i sottoprodotti in Fattoria della Piana, quindi non è più una singola azienda, è un sistema che gira e funziona. La Fattoria della Piana quanto dipendenti ha? Quanto persone occupa? Oggi il nostro gruppo occupa 135 persone, ma la cosa più importante è poi l'indotto, cioè tutte le aziende che
a loro volta lavorano per fattorie alla piana. Basta pensare a tutti gli agricoltori che producono dei foraggi o producono latte o altre cose per fattorie alla piana.